Signore benedica questa immagine. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, abbiamo benedetto l'immagine del Padre Todde, che ce lo presenta un uomo intento in preghiera. I segni poi ci verranno spiegati più profondamente. Il filo spinato che ci ricorda purtroppo il campo di concentramento dove sono morti tantissimi ebrei. L'ulivo, il segno della pace, e a fianco il Cristo di San Damiano, che è la vocazione di Padre Michele, che era francescano, e sotto il riconoscimento che gli è stato tributato, tante firme di ebrei salvati da lui, che vogliono parlare della loro storia, della loro gratitudine, e anche fare una memoria che non deve mai cancellarsi. Allora credo che tutti gli abitanti di Tonara, ma soprattutto i ragazzi, i bambini, le ragazze, sapranno custodire bene questa memoria, perché è una cosa preziosa, è una cosa di tutti, e dunque appartiene a tutti e nessuno può così rovinarla, disturbarla. Allora auguri a tutti voi per questo bel segno di una comunità che sa riconoscere e fare memoria. Grazie eccellenza, un applauso, e grazie anche alla scuola che, come ha detto l'arcivescovo, adesso da oggi andrà a inaugurare il giardino anche nella piattaforma di Gario a livello nazionale e internazionale, e la scuola sarà promotrice di un percorso formativo ma anche performativo. Quindi grazie, e adesso andiamo in chiesa per l'ulteriore